defibrillatori nelle palestre scolastiche. Da oggi sono disponibili in quelle delle scuole Sant'Eteni, Severi e Cesalpino di Arezzo. Va sottolineata la forte diffusione dei defibrillatori nella città di Arezzo, ormai la seconda in Italia dopo Piacenza. E la seconda, ci distanziavano 50 defibrillatori in meno rispetto a Piacenza, che è la prima. Oggi ce ne distacca 40, perché 10 li stiamo predisponendo proprio in queste ore grazie al contributo di Estra. È una delle prerogative che ci siamo dati fin dall'inizio. Il pacchetto Arezzo Città Sicura e Coesa passa anche da qui, e direi a volte passa più da queste iniziative, che sono meno da spot, meno barricadere, ma sono nella quotidianità. Avere un defibrillatore può significare vivere o morire per una persona in un luogo, quindi il nostro obiettivo è arrivare primi, va bene, può essere una competizione, ma in realtà è rendere sicura la città di Arezzo, fare sì che in ogni luogo che in qualche modo vede la presenza di molte persone o può intercettare la presenza di molte persone, ci siano questi apparecchi che permettono appunto di salvare la vita. Quindi è abbastanza significativo e direi anche intuitivo. Naturalmente, a nome della scuola, ringrazio l'amministrazione comunale e il presidente di Estra per aver installato un defibrillatore nella palestra della scuola Cesalpino. Apprezziamo questo gesto in quanto si tratta di uno strumento fondamentale per garantire la salute degli alunni, dei professori e di tutto il personale. Arezzo è la seconda città in Italia a livello di cardioprotezione, proprio per impianti installati per soggetti formati, e Estra, che è un'azienda che ha cuore, diciamo, il proprio territorio, ha voluto investire nel dotare le scuole di Arezzo, oggi si parte con la Cesalpino, di questo importante strumento che può salvare la vita in condizioni critiche, non solo della popolazione scolastica, dei nostri giovanissimi, ma anche degli abitanti circostanti, che possono fare riferimento a questa struttura per utilizzare questo strumento che salva la vita.